Benvenuti a Kässbörer Geländefahrzeug AG. Oggi vi parliamo di SnowSat. Vi ricordate di quando non esisteva il navigatore? In effetti non molto tempo fa. Tra l'altro un navigatore per automobili ha una precisione di un buon 10 metri. Per la montagna naturalmente non basterebbe mai e poi mai. Per questo i nostri ingegneri hanno ideato qualcosa di davvero speciale. E che modellino, fra l'altro. Nella preparazione delle piste si trovano spesso degli ostacoli. In molti casi è una questione di centimetri. Tanto più quando si parla di altezza della neve. Intorno a questo, infatti, gira tutto il mondo dello sci. Basterà la neve? Terrà la pista? È questo il compito dei nostri operatori Pistenbolli. Preparare la pista nel miglior modo possibile. Con depositi di neve, con piccoli interventi quotidiani e naturalmente con ottime conoscenze del luogo. Immaginate ora che l'operatore Pistenbolli sappia esattamente quanta neve c'è sotto il suo mezzo, con una precisione al centimetro. È proprio questo il compito del sistema di gestione della flotta e delle piste di Kässbörer Geländefahrzeug AG. SnowSat è un sistema satellitare per la localizzazione e la misurazione della profondità della neve, con una precisione di centimetri. Il presupposto è un modello topografico digitale del comprensorio sciistico che viene approntato in estate ed è la base di riferimento per l'inverno. Questo lavoro va eseguito con accuratezza e precisione. Il resto è matematica. La posizione del Pistenbully in inverno meno l'altezza del terreno in estate è uguale a, esatto, l'altezza o la profondità della neve, come preferite. Beh, non è proprio così semplice. Tutto ciò avviene grazie a tecnologie di avanguardia e software intelligente, ottimizzato per l'impiego in comprensori sciistici. Essenziale è conoscere la posizione esatta in ogni momento, anche in caso di topografia complessa. La stazione base calcola i dati servendosi dei segnali di diversi satelliti e trasmette continuamente segnali correttivi. Questi segnali vengono trasmessi a ogni Pistenbully direttamente o con l'aiuto di ripetitori nel comprensorio sciistico. Anche se il segnale per pochi minuti si interrompe, è garantita un'esatta localizzazione grazie alla sofisticata tecnologia X-Fill. Il display nel Pistenbully indica pertanto esattamente all'operatore dove si trova in quel momento e quanta neve c'è davanti o sotto di lui. E questo in tutte le condizioni di visibilità, con nevischio o nebbia, di giorno e di notte. Ora vediamo un po' quali vantaggi offre il sistema SnowSat nella prassi di tutti i giorni. Per queste persone SnowSat presenta grandi vantaggi nei rispettivi settori di lavoro e anche l'ambiente ne trae vantaggio. Ma andiamo per ordine. L'operatore Pistenbully. Sul display appaiono bordi delle piste, punti di ancoraggio o impianti di innevamento, con una precisione al centimetro. L'operatore individua le piste già preparate e soprattutto visualizza la profondità della neve con una precisione di più o meno 3 cm. Pertanto può portare la neve al punto giusto. L'operatore ha una totale padronanza dell'ambiente, poiché vede non solo le piste su cui sta lavorando, ma anche quelle già preparate. Un'efficienza che apre prospettive completamente nuove al lavoro quotidiano. È meglio sapere invece di supporre. L'operatore visualizza anche i punti di pericolo, come rocce, dirupi o funi dei verricelli di altri veicoli. Il responsabile officina. Con la registrazione e l'analisi dei dati dei veicoli, può pianificare per tempo i lavori di manutenzione necessari.
gli stili di guida e i consumi possono essere configurati con una maggiore efficienza. Tutto questo contribuisce a ridurre il consumo e l'usura, aumentando la disponibilità della flotta pista and bully. Il responsabile pista o flotta ha il compito di mettere le piste nelle migliori condizioni possibili. Conoscendo con certezza la profondità della neve, può ottimizzare i percorsi ed evitare innevamento superfluo. Così si realizzano discese perfette con meno lavoro. Può ottimizzare tutto l'intervento tecnico e ha in ogni momento il controllo della situazione. Impiego dei veicoli. Stato e preparazione delle piste, incluse le condizioni della neve, fino alla gestione delle voci di costo. Arriviamo al direttore dell'azienda, dove convergono tutti i problemi. La sua attenzione è rivolta ai costi e ai ricavi. Quante piste possono e devono essere aperte al pubblico? E quali costi comportano? Con SnowSat come sistema professionale di gestione della flotta e delle piste, può basare le scelte su dati e informazioni certe e inoltre può comunicare facilmente con tutti i collaboratori nel comprensorio sciistico. Un buon presupposto per ottimizzare i costi. Allora riepiloghiamo. Per quanto riguarda i tempi di lavoro, grazie alla razionalizzazione, si può risparmiare all'incirca il 5%. Ottimizzando i percorsi e con uno stile di guida economico, si ottiene una riduzione del consumo di carburante dell'8%. Non male, vero? L'innevamento può avvenire esattamente in base alle esigenze e questo comporta un potenziale di risparmio di circa il 15%. Vedete? Con le informazioni giuste e l'aiuto dall'alto si possono risparmiare molti soldi nei costi di esercizio. Il sistema SnowSat comprende naturalmente un'accurata analisi della situazione specifica del comprensorio. Pianificazione, installazione e formazione sono a cura del team di esperti Pist & Bully di Cassbörer. L'installazione dei componenti SnowSat sul veicolo può avvenire sul posto oppure già direttamente in fabbrica. A proposito, il sistema SnowSat è composto da due componenti selezionati, particolarmente idonei al duro lavoro in montagna. Con questo sistema tutti dispongono di informazioni base che contribuiscono quotidianamente a ridurre i costi di esercizio. Come elemento della strategia Blue IQ di Cassbörer Gelandefahrzeug AG, SnowSat è una logica ed importante evoluzione della filosofia dell'azienda. Sapere è potere, non c'è dubbio. Ma il sapere ci porta a usare le risorse in modo più consapevole, come impegno verso l'ambiente. E ora non ci resta che dire arrivederci. E non dimenticate, tutto il buono viene dall'alto.